Ok, così sono perfetti. Allora, ciao ragazzi, ciao calistenici, ciao crossfighters, ciao a tutti, amici miei. Allora, oggi vediamo un bel esercizio sulla planche. Prendo un attimo il telefono perché mi sono scritto tre varianti di planche lean che quasi non sembreranno delle planche lean. Ok, no, queste qua sono veramente delle belle varianti che ho già testato su molti miei allievi. Ok? Funzionano. Funzionano quando? Perché è sempre da contestualizzare e ripeto, se siete da soli a programmarvi, ad allenarvi o se avete un coach che vi dà solamente isometrie e sta a voi poi il lavoro di aggiungere cose che il vostro coach non vi dà, lì allora vi direi cambiate coach, ma in tal caso provate ad inserire queste cose qua, soprattutto se siete in stallo nelle propedeutiche di TAC o TAC Advance per la planche. Ok? Possono funzionare, però vanno contestualizzate a voi, vanno contestualizzate a voi con i numeri. I numeri qua saranno generici su quelli che vi darò io, ok? Vanno contestualizzate in base ai vostri di numeri, perché se avete un massimale alto di planche, vi potete permettere di fare 10 ripetizioni, ne fate 10, altrimenti se avete meno, ne andrete a fare la metà, 5. In ogni caso è allenante, ma come vedete dipende, quindi vi darò dei numeri generici, ve li adattate su di voi. Se volete poi una programmazione personalizzata, se vi interessa il mio coaching online, contattatemi pure in privato, vi darò tutte le informazioni del caso. Ok? Adesso però partiamo con l'esecuzione. Dunque, la prima variante è un 5x5, terremo il 5x5 per tutti gli esercizi, ok? E sono tre. Allora, partiamo dai planche push-up. Ogni video, lo so, li faccio vedere, ma ragazzi, li sbagliate. Cioè, li sbagliano i miei allievi, che glielo spiego proprio nello specifico, nella programmazione, che magari vedono anche i video. Quindi più ve lo vado a ficcare, cioè provare a ficcare in testa, forse più vi entra, ok? Perché voi guardate, sì, voi state guardando adesso, no? Voi siete lì a guardare, cioè, ma io lo so già come si eseguono, invece no, non lo sai già. Togliti questa presunzione qua, ok? Togli, perché veramente fate quegli errorini che non sono gravi, ma sono quelli che non vi vanno a far avere una tecnica perfetta, ok? Allora, planche in push-up. Nella sua forma perfetta. Allora, innanzitutto si parte da piegamento, dorso dei piedi, protrazione scapolare, ruoto un po' le mani verso l'esterno, protrazione, mi sbilancio al mio massimo, contraggo glutei e addome, ok? Questa qui è la planche lean corretta. Il bacino cerca di schiacciare verso il basso perché l'addome e il gluteo contratto, l'addome tira per non far inarcare la schiena, altrimenti sarei così, ok? Da così devo scendere giù mantenendo tutto l'allineamento, quindi se io non cambio nulla, andrò giù così. Ok? Torno giù. Bam. Qual è l'errore più comune? Scendere con le spalle. Quindi questo qua. Perché io così spezzo la linea. Vedete che vado giù con le spalle solo? Boh, perfetto. Quindi questo qua è l'errore più comune. E adesso partiamo con le metodologie. Allora, la prima metodologia è rallentare l'esecuzione. Non è scontato. Se voi, anziché fare un 5x5 in questa maniera qua, ok? Quindi 1, 2, 3, 4, 5. Provaste a farlo con 3 secondi di discesa e 3 secondi di salita, sarebbe un altro paio di maniche, ok? Quindi il primo è fare 3 secondi di discesa, 3 di salita. Perché non 5? Perché non 2? Perché 3 è il giusto compromesso, secondo me, ok? Quindi da così. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Perché l'esigenza di questo esercizio? 1, per far sì che non saltiate delle parti di movimento. 2, per fare più potenziamento, ovviamente. 3, perché ho notato che uno degli errori più comuni. Ogni volta che mi metto in questa posa qua, la scimmia. Uno degli errori più comuni è quello di fare i planche lean push-up come fossero push-up alla cazzo di cane. Cioè, non push-up normali, non come fossero dei push-up normali, ma push-up di merda. Com'è che uno fa i push-up di merda? Uno i push-up di merda li fa così. Come un delfino, Ma una anche senza tagliare la biscia, un postura? lombrico, No, va velocissimo. Ma perché mi muovevo così un pure? pochetto, Sbagliavo allora. vedi andare velocissimo, meglio, velocissimo ma meglio. No,
Ragazzi, non potete fare un'esecuzione così sui planche in push-up. Diventa inutile andare a fare questo. Cioè, ma sì, inevitabilmente vai a perdere la postura. Sì, no, ma al di là di quella, adesso sono scivolato, quindi non è okay. Quello il punto. Il punto è che non serve a niente. Non serve, ok? Un'esecuzione veloce e controllata è un'altra cosa. Ma così, non vi serve a niente, ok? Quindi, questo è il primo punto. Andare a fare 3 secondi di discesa, 3 secondi salita. Seconda variante sulla planche lean è andare a fare una discesa regolare e una salita regolare, ma un fermo in basso, ok? Bacino a raso terra, 3 secondi e risalgo. Ce lo illustra? Com'è? Ce lo illustra? Quindi da così io scendo piano. 1, okay. 2, 3 e dovrò tenere la postura, vedete? Io non è che nei 3 secondi sì. Vado a fare questo, sto così, boom, 1, 2, 3, boom, ok? Questo qua, fondamentale. Poi se volete anche metterci un fermo in alto, quindi faccio 3 secondi in basso, spingo su, un secondo in alto, buono, ottimo, ti do una pacca sulla spalla. Mettiti, no, a te, a Mario, a Simone che sta guardando, metti la spalla così, bravo Simone, bravo, bravo Simone, così sei forte, sei forte. Se non è d'accordo, lo so, ma i coach devono stare così, fermi, dritti. Ragazzi, oggi vediamo l'esercizio, ve lo faccio vedere subito, altrimenti sono un pagliaccio. Allora, no, non avevo il fiato, che boh, perché sai che boh mi diranno anche su, che sei stanco. In realtà non puoi insegnare perché tu hai il fiatone dopo aver fatto qualche planche lean push up. Tra l'altro, a tutti i laureati che guardano, che sono lì pronti a scrivere, a criticarmi, a dirmi che non sono esperto, a dirmi che non sono un vero coach, a dirmi che non ne capisco niente, tutte le solite critiche, no? Sai le solite critiche? Certo. Voi avete il coraggio di fare anche solo un push up col coso aperto, con le finestre di casa aperte, e qua è come se fossi fuori, come se fossi fuori casa. Allora, ultima metodologia, quella di fare l'esecuzione dei planche, schifo, non devo guardarmi più nella camera perché altrimenti mi faccio schifo, di fare i planche di push up normali, velocità regolare, salita e discesa. Che cazzo che c'è qua? È così da sentire la ragnatele. Ho un capello o ragnatele? Se non è un capello. Ora procedi con tu, 5x5 con dopo le 5 ripetizioni, raccolta ginocchia al petto, stacco in tuck plank. Ok, quindi, faccelo vedere. Ora vi faccio 3 esecuzioni solamente, solo 3 ripetizioni, ok? 1, okay. 2, 3. Ok, stacco. 5 secondi di tenuta, ritorno, ok? Perfetto. E vado a fare le altre 5 ripetizioni, o anche 40. Fate 40 ripetizioni, provate a fare così. Sfida. Ho dei lavori simili, scheda. Andiamo a fare. Ma sì, che 40 planche lean push up. Andiamo a fare 40 planche lean push up. Stacco in full planche. 10 secondi di tenuta in full planche. Torno in planche lean. 40 planche lean push up. Ok? Chi me lo fa? Io ti stavo pure ascoltando. Se me lo fate, vi do. Vi faccio l'elenco delle cose che vi do. Una scimmia. No. Come? No. Vi do la sbarra. No. La scimmia. No. E no. I miei zoccoli. Le mie zoccole. Queste qua. Ok? Allora, prova a farmelo. Cosa? Prova a farmi la stessa. No, no. Allora, facciamo così. No, seriamente. Me lo fai, ma con la tuck planche, non con la full planche. Beh. 40 planche di push up. 40? 10 secondi di tuck planche. 40 planche lean push up finali. Ma va, dopo i 40 planche lean push up sono morta, non ho la forza di staccare neanche mezzo secondo di tuck. Però li chiudi i primi 40? Non credo. Sono difficili. Forse 40 è il mio massimale di push up normali. Ma dai, non è vero. Ma figurati. Ma non lo so, può essere. Non hai mai provato. Boh, raga. Lo provai. Sì, vabbè, però no. L'hai provato quando eri ancora una scimmia con la coda. Adesso te l'hanno tagliata. No. L'ho solo nascosta, nessuno sa dove. Sei bello o brutto? Brutto. Come ti chiami? Ho tanti nomi. Eugene. Cosa vuoi tu? Cosa vuoi?
Aspetta, dimmi cosa vuoi. Sto giocando. Ma dillo da serio. Allora, aspetta, chi sei, maschio o femmina? Maschio. Cosa vuoi? Un giocattolo. Cos'è? Un giocattolo. Perché vuoi un giocattolo? Lo devo dire. Boh, dai, salutiamo. Allora, ciao. Mi chiamo... Non ve lo dico. Questi capelli qua, io me li taglio, sapete, no? Sapete che non sono per sempre sti capelli. Ah, con sta luce qua però sembrano anche carini. Sono tipo dei capelli spaziali, dello spazio. I capelli dello spazio. Ragazzi, vi saluto. A breve tante novità, mi raccomando, state sintonizzati. Ho chiamato stamattina il parrucchiere, comunque. Quindi, no pericolo, oggi è mercoledì 16 dicembre 2020. Li andrò a tagliare sabato. Allora, 16, 17, 18, 19, sabato 19 mi taglierò i capelli.